Siamo tornati a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, prima per il cromo nell'acqua, ora per altri gravi timori. Vediamo. Il Bormida è uno dei fiumi più inquinati del nord Italia. Qui sversano molti stabilimenti di Alessandria, compreso il polo chimico di Spinetta Marengo. Sostanze di ogni tipo, alcune cancerogene, su altre forti sospetti, come il PFOA, un acido usato dalla Solvay per produrre il Teflon, materia plastica per gli antiaderenti. Nel Bormida il CNR ha trovato fino a 1500 nanogrammi al litro di acidi, 20 nanogrammi la media degli altri fiumi. Sul PFOA non ci sono studi completi, ma si sanno alcune cose. È cancerogeno per gli animali, gli Stati Uniti lo hanno messo al bando entro il 2015, nessuno esclude con certezza possibili effetti sull'uomo. Per l'ARPA di Alessandria non ci sono rischi per la popolazione. Le acque del Bormida, spiega il responsabile Alberto Mafiotti, non vengono usate in alcun modo. Diverso il caso dei lavoratori, perché se la Solvay si è impegnata a eliminare la sostanza entro il 2012, ci sono già casi di contaminazione. Lino Balza, di Medicina Democratica, ha raccolto negli anni diverse storie, tutte documentate, come quella di Daniele Ferrarazzo. Ha lavorato 13 anni a Spinetta Marengo. Oggi ha il PFOA nel sangue. Ci mostra le analisi, valori impressionanti. Il limite è di 35 microgrammi per litro, superato fino a 900 volte, con picchi di 33.600 microgrammi. In azienda, dice, fino a qualche anno fa non c'erano accorgimenti. Non c'erano né sistemi di aspirazione né tantomeno grosse, diciamo così, accorgimenti per la manipolazione di questa sostanza, ossia erano obbligatori i guanti e semplicemente gli occhiali antispruzzo, eccetera.